Era un normalissimo pomeriggio di luglio, quando ricevo un'email da eDreams che mi chiede se conosco eDreams Prime. Al che io, non conoscendo, ma ovviamente incuriosita, ho detto no, non conosco eDreams Prime, che cos'è eDreams Prime? E loro mi hanno detto provalo e facci sapere dove ti porta. Beh, mezz'ora dopo avevo prenotato un volo per le Hawaii. Che cos'è eDreams Prime? eDreams Prime è un abbonamento annuale ad eDreams per soli 44,99 euro. E che cosa ti dà eDreams Prime per questo abbonamento annuale? Beh, la Francesca Wall ti darebbe viaggi, emozioni, sapori, amicizie. La Francesca invece più pragmatica è quella che ti dice che eDreams Prime dà uno sconto su un numero illimitato di voli con nessun limite di orario, data, tratta e destinazione per tutti i voli presi con eDreams Prime da 20 euro a 120 euro. E non finisce qui perché eDreams Prime non dà lo sconto solo a te, ma dà lo sconto a chiunque stia viaggiando con te. Ma torniamo alle Hawaii. Per il mio volo per le Hawaii ho avuto uno sconto di ben 75 euro e l'altro giorno stavo guardando un volo per Amsterdam. In quel volo lo sconto era di altri 40 euro. Quindi diciamo che anche per un viaggio con una tratta così breve come Roma ad Amsterdam lo sconto è già di 40 euro, che ti va praticamente già a ripagare la spesa per i Dreams Prime. Detto questo, io già mi sento nelle spiagge delle Hawaii, quindi vado subito a fare la valigia perché devo partire domani, ma vi lascio qui sotto tutti i riferimenti per i Dreams Prime. Ci vediamo alle Hawaii. Please be careful when opening your rail compartments as I davanti alla statua di Duke Paoa vi annuncio che sono arrivata alle Hawaii. Mi trovo ora a Waikiki, nell'isola, diciamo, principale, a Oahu. E niente, come vedete dietro di me è un posto molto, diciamo, moderno, nel senso tutti questi palazzoni. Sapete che sono cose che a me non piacciono più di tanto, però dovevo venire qui a vedere Waikiki perché è molto famosa. Quindi sono passata qui a Waikiki per scoprire un po' dove è nato il surf e più tardi mi sposto su al nord, nel North Shore. Per andare a scoprire un nord un po' più selvaggio, la Hawaii un po' più selvaggia come piace a me, e andiamo a scoprire insieme la Hawaii. Non potevo che iniziare le Hawaii con un pokeball. Dopo 2 ore di autobus siamo arrivati ad Aleiwa, che è questo piccolo paesino qui al nord di Oahu, sarebbe nella North Shore. E come dicevo prima, una città come Waikiki non è proprio il mio genere di città perché ci sono i palazzoni, persone, turiste, eccetera. Invece una cittadina come questa qui, un piccolo paesino di surfisti sul mare, è proprio il mio genere di città. Quindi sono venuta qui e passeremo con Sara i primi 3 giorni qua per poi spostarci nelle Big Island. Quindi andiamo a esplorare Aleiwa.
Buongiorno ragazzi, volevo solo far vedere che spettacolo che abbiamo dietro. E oggi comunque andiamo a visitare un campo di girasoli, poi andiamo a andare da Giovanni's Shrimp Truck, che è un truck, food truck che è aperto dal 98, molto famoso, e poi niente, andiamo in spiaggia a goderci un po' di mare. Vado nel campo di girasoli, ero piccolina e mi volevano regalare le rose e io dicevo no, se mi volete regalare qualcosa regalatemi i girasoli perché sono belli, sono gialli, sono grandi e quindi sono particolarmente affezionata ai girasoli. Siamo fortunati perché proprio qui vicino c'è il food truck che si chiama Giovanni, qui alle Hawaii i food truck sono molto famosi e solitamente c'è una linea pazzesca, però apre alle 10:30, quindi vediamo un po' che gira. Non c'è fila, almeno ce n'è poca, perché solitamente si aspetta circa mezz'ora per ordinare e mezz'ora per mangiare, quindi andiamo subito a mangiare da Giovanni dal food truck, appena aperto, no c'è un po' di fila, almeno 10 minuti ce li facciamo e ora vi faccio vedere che cosa hanno. Presi i miei shrimp e praticamente, no, scampi questi si chiamano, sono gamberetti con l'aglio, quindi da mattina, fantastico, e non ci abbiamo neanche messo tanto, ero il numero 23, in 20 minuti diciamo ho fatto tutto, ma solitamente c'è una fila pazzesca e ora li assaggiamo. Che ci ospita e ci ha portato nella spiaggia delle turtle, delle tartarughe a Laniakea e abbiamo visto le tartarughe, però non è che escono dall'acqua, almeno per ora stanno dentro l'acqua e le vedi solo con quando l'onda passa, vedi un po' l'ombra della tartaruga. Ora ci spiaggiamo un po' in questa spiaggia. Domani sera partiamo e andiamo nella Big Island, ci sono 4 isole principali qui nella Hawaii, cercherò di farle tutte e 4 e andrò domani nella Big Island che è quella più grande e niente, vediamo di scoprire anche la Big Island.